ブレインバーストではエネミーの最高位の存在ってことでいいのか。エネミーではありません、ビーイングです。今は分け合って一緒にいますが、メタトロンは本来僕たちが束になってもかなうような相手ではないんですよ。ブレインバーストのとあるエリアのラスボスだからな。なるほど、かなり高レベルの AI、 あ、いや、知能を持っているわけだな。当然です、私はハイエストレベルに達するもの。お前たちよりもはるか高次元の存在なのですよ。じゃあさ、メタトロン、この世界に起きてることや僕らが過去の仮想世界に来ちゃったこと説明できる？今はまだ調査中です。説明に至るには情報が足りません。そうだな、今の段階ではまだ俺たちが足で探した方が分かることも多いだろう。そうは言ってもテイモンが正常に動いてないし、行ける場所にも限りがあるわ。あのシリカ、どうした？私、今日リーファさんとシノーさんと一緒にいたんですけど、途中ではぐれちゃったんだよね。はい、でもはぐれたというよりも少し二人と離れちゃったなと思いながら飛んでたら、突然空間に障壁みたいなものが作られちゃって二人の方に行けなくなっちゃったんです。ひょっとしたら二人とも町に戻ってるかもって思ったんですけど。そんな様子もなかったな。二人はきっと障壁に阻まれて戻れなくなってるんだと思います。天移門で行ける場所が減ったことや今回の異変と関係あるんでしょうね。じゃあさ、その障壁ってやつのあたりまで行ってみようよ。ああ、そうしよう。シリカ、案内してくれるか。Ok, benvenuti ragazzi, io sono Gisius, secondo giorno di Grest, la mia voce già non c'è più, ma bentornati su Axel War vs World Art Online. Come abbiamo capito, dobbiamo capire che fine hanno fatto Lifa e Shinon. Erano insieme a Silica, ma si sono separate, quindi sfrutto il caricamento per parlare un attimino insieme a voi. Tra poco probabilmente ci sarà una scena animata, quindi non mi perdo in chiacchiere. Core già o te aghe ne... この障壁は壊せない、抜け道もない、町にも戻れないとくればもうログアウトするしかないじゃない。でも絶対にお兄ちゃんたちはまだログアウトしてないって思うんです。だから私ギリギリまで調べてみようかなって。それは私も同意見だわ。またこんな異常事態に巻き込まれて、あのキリトがおとなしく身を引くなんて考えられないもの。確かに、なんだか目に浮かぶよね。まあでも行ける場所に制限がかかるだけならまだ警備のエラーってことで納得もできるんですけど、この変わり始めた景観一体何なんですかね。不思議な空の色ね。綺麗だけどどこか不気味だわ。天変地異が起こり、美しい黒妖精の大地スバルトエリアが見たこともない景色に変わってしまった。おそらくこれで終わりとはならないでしょうね。何が始まるんでしょうか。さあね。だから私たちやどこかのゲーマーがこうやって調べてるんじゃない。そうですね。さ、もう少し探索を続けるわよ。はい。 Ok, da quanto abbiamo capito Asuna e Shinon stanno provando a tornare indietro, ma non possono farlo perché c'è una specie di muro che impedisce a loro di scendere sotto un certo livello. Allora, qui possiamo osservare che Shinon ha un'arma diversa da quelle incontrate fino ad ora ed ha un arco. E il sistema di puntamento dell'arco, come vedete, è molto diverso da quello delle altre armi. Tuttavia le super abilità hanno ovviamente mira automatica. Con l'arco possiamo anche cambiare tipologia di frecce, ma io per il momento non ho altre frecce. Come potete vedere, questa è una super mossa dall'arco che però non ha agganciato nessuno. Ok. Quello che si stavano domandando loro era se veramente
siamo bloccate qui. In qualche modo ci deve essere un modo per uscirne. Quindi bisogna semplicemente cercare in giro. Oltretutto, considerazione mia personale, non pensate che abbiano fatto troppe grosse le tette di Lifa. Cioè, veramente, sono una cosa indecente. Come dicevo prima, come dicevano loro prima, c'è un muro al di sotto di un certo livello, quindi il numero di dungeon e di zone che possiamo esplorare è anche molto limitato. Per cui ho deciso di recarmi all'unico, e quando dico unico intendo dire unico, dungeon visitabile, perché io cercavo di raggiungere un dungeon più basso, ma non potevo farlo. Ok, sono vicino al dungeon, per l'appunto, nel tentativo di disattivare la barriera e trovare il gruppo, ok? Quindi dirigiamoci senza indugio verso l'unico dungeon visitabile, che è quella specie di santuario, che tra parentesi è molto 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 vicino al limite di volo vietato, cioè al limite di volo. Oltre quella zona non possiamo entrare noi. Non dimenticatevi che io sto cercando di tentando di trovare una soluzione, e casualmente sono finito in un luogo in cui non dovrei essere, o meglio, ci posso entrare ma non ci posso fare assolutamente niente. Qua stavo verificando se potessi cambiare membro per qualche bug strano, sì, sono un po' fissato con i bug, e invece ho notato con mia grande sorpresa invece che il deposito è condiviso. Non chiedetemi il perché, però il deposito e l'inventario sono condivisi, quindi Lifa e Shinon, pur non avendo Kirito in squadra, possono usare il suo inventario. Sì, è una cosa particolare. Ok, detto questo, e visto che ho ancora qualche minuto di voce sana, ho provato a interagire con queste strane sfere blu che ho davanti, e come potete vedere, passarci attraverso, ho provato addirittura a sparargli con l'arco di Shinon, e come mi è uscito addirittura... non ho più voce. Ho provato addirittura a sparare con l'arco di Shinon, ma non è successo niente. Quindi ho detto, esploriamo l'area. Esplorando l'area ho trovato un nemico che è di questo tipo, che Shinon definisce mostro strano. In realtà questo tipo di mostro, ci è già stato spiegato in un video precedente, si chiama mostro generale. Potenzia tutti gli attacchi degli altri mostri e circostanze, la loro velocità e la loro difesa, ma una volta sconfitto, come potete vedere, facciamo calare a tutti ovviamente le loro statistiche che erano state potenziate precedentemente. Una volta aver trovato il primo di questi mostri qua, ce ne appaiono altri 4 sulla mappa e il nostro obiettivo è distruggerli tutti. Ok, quindi senza stare qua a perderci in chiacchiere, io cosa ho fatto? Sono andato in giro, ho raggiunto i punti indicati dalle missioni e li ho sconfitti. Sconfitto il secondo, sconfitto il terzo. Wow, che bug era quello, non mi ricordavo che ci fosse un bug di questo tipo nella texture, ma va bene. E questa qua è la mossa di Lifa finale, quindi sì, risulta un po' utile. Ok, 4 su 4. Dareka ga sakende masu. Nani mo kikoenai kedo? Acchi no hou kara tasuke o yobu koe desu ne. Daibu hanareta basho da to omoimasu. Oh, hontou no you ne. 確かにあの距離じゃ耳のいいシリフじゃなきゃ聞き取れないわ。妖精が急いでこっちに向かって飛んでくる。逆に私にはそれがまだ見えませんよ。さすがは士族の中で一番視力のいいケットシーですね。お互いうまく長所を生かしてるって感じね。助けてくれ。どうしたの？モンスターにでも襲われたの？なんか見たこともない機械の体のやつが2体突然現れて、絶対に敵だと思って攻撃したらとてつもない威力で反撃されたんだ。片方が空からもう片方を抱えて飛んできて、仲間を手放したと思いきや、あっという間に辺りは火の海だ。まるでナパーム弾でも撃ち込まれたみたいだった。あんな敵モブ見たことねえ。とにかくあいつらは凶悪なんだ。絶対に新しい敵モブに決まってる。あんたたちもさっさと逃げた方がいい。話を聞いても全然ピンときませんね。気になるわね。行って確かめてみましょう。見えました？ええ。
確かにあんな奴ら見たことない。どうします？どう見ても妖精アバターじゃないわね。近くにいるプレイヤーを自動で襲うタイプのモブかしら。向こうは臨戦態勢って感じね。とりあえずは先手必勝よ。キャー Ok, tanto vale la pena di parlare un pochino mentre ci sono un paio di combattimenti. Come si sono già presentati, questa qua è Skyraker, invece l'arciere è Ardor Maiden. Sono ovviamente due Barfed Link, ovvero sono due in avatar da duello. Amici di Black Lotus non lo seguiamo ancora, ma sono comunque due avatar da duello che provengono da Axie World. Per non spoilerare troppo questi due personaggi, parlerei un attimo di quello che mi ha detto prima Leafa e Shinon mentre affrontiamo questo boss che è saltato fuori assolutamente dal nulla. Ha parlato un pochino delle razze di Halo. Per chi di voi non ha mai visto Halo, ci sono 9 razze, tra cui abbiamo Cat Sith e Sylph. I Sylph hanno un buon udito, invece i Cat Sith hanno una buona vista, ovviamente. Nel frattempo che io parlo delle razze, abbiamo deciso di allearci con Skyraker e Ardor Maiden. Ho deciso anche di parlarne in modo pacifico alla fine dello scontro. Le altre razze di Halo sono le Precani, Spriggan, che è come Kirito, le Precani come Litz. Cat Sith abbiamo Asuna e abbiamo Silica e Shinon. Undine con Asuna. E invece personaggi che non abbiamo ancora visto, per esempio, sono gli Imp con Yuki. E cosa abbiamo ancora poi? Nani, mi pare. Ah, ci sono troppe, non me le ricordo tutte. Aiuto. どうしたわね。はい、エネミー撃退なのです。あ、リファ見て、障壁が消えてる。あ、本当ですね。あいつがこの障壁解除のキーだったんでしょうか。今の凶悪な敵を倒せないとどこにも行けないなんて、ずいぶんひどい仕様よね。アプデミスじゃないかしら。そうですね。さて、それじゃ少し話しましょうか。え、そうね。でもその前にここを解除して、えい、のわあ、機械の人がいきなり美人さんになった。クーニー、ういうい、こちらを理解してもらうためにはまず敵意のないことを示さないと。ここは加速世界ではなさそうだし、リアル我よりも目先の信頼を優先しましょう。そう、これは裸の付き合いというやつですよ。
別にその格好は裸じゃないのです。まあまあ細かいことはいいから、あなたも早くアバターチェンジしなさい。あ、愛なのです。私はフーコ、そしてこの子はウタイです。可愛らしい妖精さんたち、よろしくお願いしますね。リファ、武器をストレージにしまいましょう。え、シノンさん、でも向こうが武装解除してくれたのならこちらもその意思を組まないと。そうですね、わかりました。これでお互い腹を割って語り合えますね。そうね。じゃあどこから話したものかしら。どうして突然障壁がなくなったんでしょうか。誰かがフラグを解放したとか。まあそう考えるのが適切だよな。ギミック解除で新しいエリアが解放されるのがゲームのセオリーだし。師匠と篠宮さんもいますよ。ああ、二人とも無事でよかった。あ、お兄ちゃん。あ、カラスさんにサッちゃんですよ。本当なのです。フーコ、ウタイ、やはり来てくれたんだな。あなたたち本当にひどいわ。どうして一緒に行くとか考えないのですか。そうなのです。メッセージだけ残して先に出かけるなんて水臭いにも程があるのです。すまない。でも仕方がないだろ。ちなみに他のみんなはちゃんと連れてきてますよ。私が一人ずつ抱えて飛んで、あの影に向かってポーンと落としてね。ポーンと。ただみんなチリチリになってしまったのです。幸い私はフーネと合流できましたが。お兄ちゃん、これどういうこと。とりあえず町に戻ろうぜ。いろいろと情報共有しておきたい。人の名前が何種類か飛び交ってるが、そろそろその辺の説明も欲しいところだな。そうね、あの人たちリアルネームを織り交ぜて喋ってるのよね。本来のネトゲマナーだと考えられないよね。その辺の常識も時間が経つと変わっていくんですかね。そういう意味ではアスナは時代を先取りしてる感じだね。私って一体。Ok, appurato che Skyraker è O, alias Fuko, e Ardor Maiden, alias Utai, mamma mia, Egil la ragione, serve proprio una lista di nomi, non hanno cattive intenzioni, anzi fanno parte della Nega Nebulus, cioè la legione di Black Lotus, o di Kurukime, o di Lotta, oddio quanto casino è mai questo. Allora, non abbiamo altro che accettare, non possiamo fare altro che accettare nel party, e darci una mano, per darci una mano appunto a liberare Yui, ma anche a cercare i compagni che rimangono. Il momento per il momento abbiamo deciso di allearci, anche se chi lo sa, magari in futuro dovremmo dividerci, però almeno per il momento facciamo squadra. Ragazzi, però per oggi mi fermo qua, perché la mia voce può sopportare solo un video, o almeno un altro, perché se sono messo così al secondo giorno, al terzo non ne ho più, quindi tanto vale farne un altro per portarsi avanti. Ancora molte cose non ci sono state spiegate, tuttavia la priorità è ritrovare gli altri. Come ho detto, manca Klein sicuramente al gruppo, e anche Rain, che è la sorella di Seven, la scienziata che abbiamo incontrato nello scorso episodio.
ai membri della Neghione Blues non lo sappiamo ancora. Tuttavia noi ci vediamo in un prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, non ti piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi, bye ragazzi.